Che cosa è successo ieri? Allora, ieri uscivo dal turno di lavoro, intorno alle 13:30 circa, mi sono trovato il verbale attaccato al tetricristallo con i due fogli di carta. Tra l'altro nel verbale dovrebbe esserci anche leggibile, diciamo, il vigile che fa la multa, invece non è chiaro neanche di chi è che ha fatto la multa. E è vero che il codice della strada dice che in corrispondenza o in prossimità agli incroci deve esserci un tot metri da lasciare lo spazio libero, è tutto vero, però in certi casi ci vorrebbe un po' di buonsenso da parte delle istituzioni, da parte dei vigili, da parte di tutti quanti, perché qui c'è un centro commerciale, la gente fa fatica a parcheggiare, voglio dire, magari nei casi più gravi in cui tu la metti proprio davanti a un cancello, davanti che uno non fa fatica a entrare, io posso capire che fa la multa, però in questi casi qui potrebbero anche chiudere un occhio. In più anche l'importo mi sembra eccessivo di 59,50 euro. E poi un'altra cosa che voglio dire, quando fanno queste multe, cioè a questo punto mi viene da chiedere, cioè lo fanno perché devono applicare la legge o lo fanno per dei secondi fini? Anche lei tempo fa è successa una cosa simile, ma che cosa è accaduto? Allora, io lavoro una roba privata, lavoro per le poste, andavo alla succursale della posta, sito in via Roma, in servizio con tante di frecce, con lampeggiante, portavo le cassette postali dentro l'ufficio, il tempo di andare dentro, poi ritornare e partire. Non è che ci sono stato mezz'ora, un'ora, questione di 2 minuti. Dopo tanti mesi mi vedo arrivare a casa la multa del pulmino della posta. Perché lì ha detto te non sei dalle poste, non sei privilegiato, te paghi come tutti gli altri cittadini. Sono andato al comando di vigile e mi ha detto al piantone, ci vuole un buon senso. Ha detto io se io non ce la facevo. Allora sono passati con l'appunto della polizia municipale, mi hanno fatto la fotografia, mi ha toccato pagarla a me, perché io non sono son privato, lavoro per le poste. Ci vuole solo un po' di buon senso, un po' righettiero, un che lavora, perché prende 40-50 euro di multa, poi vado via la mattina che notte, quelle catre, stipendio non è tanto alto, mi sono dovuto capitare a me, questa è stata la multa.